insieme a Transform Italia che sta lavorando un po' intorno a questo anniversario, che è l'anniversario dei 100 anni del Partito Comunista Italiano, ma noi, essendo parte di un network internazionale europeo, cerchiamo anche sempre di ragionare nel contesto europeo. Quindi abbiamo pensato di affrontare un po' i periodi storici dell'esperienza comunista, anche legati alle realtà nazionali, ma anche a quelle europee. Infatti, la prima questione che ti pongo è appunto: sono 100 anni in Italia, anche in Francia sono 100 anni, più o meno anche in altri paesi, in quel periodo nasce dopo la rivoluzione sovietica, nascono forze comuniste. Diciamo così, il contesto in cui nascono e anche la necessità della loro nascita e l'efficacia. Questa è la prima domanda. Il contesto è quello di un periodo rivoluzionario, perché la guerra, prima guerra mondiale, aveva sconvolto gli equilibri del mondo intero, erano crollati degli imperi, era crollato l'impero austro-ungarico, l'impero zarista, l'impero ottomano, quindi in questa situazione di carattere rivoluzionario si spera che la rivoluzione che è nata nel paese più arretrato dell'Europa in quel momento dal punto di vista industriale si possa espandere negli altri paesi. E su questa parola d'ordine di carattere rivoluzionario nascono i partiti comunisti dell'Occidente. Dell'Occidente europeo, tra cui quello italiano, quello francese, eccetera. Naturalmente, questa supposizione, come scoprirà poi Gramsci, ma nel carcere, era inficiata dal fatto che la resistenza delle strutture della società civile, formatesi sotto il sistema economico-sociale capitalistico erano più forti di quello che si potesse pensare o che si pensasse in quel momento. La volontà rivoluzionaria non bastava per superare questi ostacoli di fondo e quindi si infrange la rivoluzione e i partiti comunisti debbono cercare di cambiare strada, ma la cambieranno solo dopo la tragedia prima italiana, vero, del consolidamento del fascismo e poi tedesca dell'avvento del nazionalsocialismo tedesco. Solo dopo queste tragiche esperienze l'internazionale comunista e quindi i partiti comunisti si volgeranno verso la politica che poi sarà vincente, la politica dei fronti popolari, dell'unità di tutte le forze antifasciste e così via. Sì, ecco, quello che dici mi porti naturalmente a questa questione dell'epoca comunque del fascismo che ci fa pensare un po' anche a questa epoca dei tedeschi in questo periodo. Comunque ci fu anche un'efficacia, diciamo, delle forze comuniste anche dal punto di vista della tenuta morale rispetto a questi regimi che tu possa riscontrare, ecco, oltre le cose che hai detto, che poi fu necessaria la dura replica della storia per aggiustare il tiro, insomma. Però queste forze furono probabilmente quelle che tennero di più dal punto di vista della capacità di sostenere il confronto con il fascismo. Dunque, questo è naturalmente vero, anche se non è esclusivo, vero, delle forze dei partiti comunisti. Comunque, certamente i partiti comunisti dal 1935 in poi, cioè dal settimo congresso dell'Internazionale Comunista, furono forze portanti dell'antifascismo europeo, che incomincia a consolidarsi, perché non va dimenticato che le tendenze fasciste non furono soltanto vincenti in Germania e in Italia, le forze fasciste non vincenti, ma tuttavia presenti, furono in tutti i paesi detti democratici, di democrazia liberale, diciamo. Inghilterra, la Francia, eccetera,
non parlare dei posti in cui le organizzazioni parafasciste vinsero, come la Polonia, l'Ungheria, eccetera. In tutti questi paesi, dopo il settimo congresso internazionale, cioè dopo la correzione della politica cosiddetta del socialfascismo che aveva impedito l'unità delle forze contro il nazismo tedesco, dopo questo congresso dell'Internazionale Comunista, queste forze dei partiti comunisti saranno certamente molto vigorose, vero, fino al patto russo-tedesco, che fu un nuovo momento di shock per quanto riguardava le forze comuniste, di un certo sbandamento, ma superato quel momento e poi iniziata la guerra nazista contro l'Unione Sovietica, i movimenti comunisti saranno fondamentali per la resistenza europea. In tutti i paesi d'Europa i partiti comunisti saranno interni alla resistenza e in molti luoghi i promotori della resistenza antifascista. Ecco, io volevo anche segnalare un po' con te, diciamo che in questa lotta al fascismo c'è anche, diciamo, l'aspirazione a una società diversa, lo dico perché anche è importante che i comunisti, comunque le destre, avere anche un'idea di società diversa. Questa cosa si riversa poi nella ricostruzione del dopo guerra, no? E credo che i partiti comunisti siano fondatori in qualche modo di quel modello di democrazia avanzata, che poi possiamo anche chiamare il modello sociale europeo. La pensi anche te? Dunque è così in parte, perché purtroppo in uno dei paesi chiave, cioè la Germania divisa in due, nella parte occidentale il Partito Comunista è messo fuori legge immediatamente e quindi non può esercitare alcuna influenza. La parola d'ordine comunque dei partiti comunisti europei in quel momento oscilla, e in Italia e in altri paesi, quello in cui si afferma l'idea di una lotta sul terreno democratico e, come disse Palmiro Togliatti, che veniva dalla Internazionale Comunista, disciolta nel 1943-44, ne era stato uno dei capi, ma aveva un suo pensiero autonomo, originale. E in Italia che si afferma l'idea della democrazia progressiva che porterà a una Costituzione democratica avanzata che riprendeva anche le idee che si erano avute nel primo dopoguerra nella Germania di Weimar. In altri paesi come in Grecia o in Jugoslavia, invece, in Jugoslavia in modo vittorioso, in Grecia in modo perdente, si afferma l'idea invece della continuità della guerra partigiana in una guerra per la instaurazione di un ordine di tipo socialista. In Francia e in Italia la lotta si svolge sul terreno democratico, ma solo in Italia si ha una Costituzione avanzata, perché la Francia riprende ciò che aveva lasciato, diciamo, nel senso che la Francia aveva una sua democrazia precedente allo scontro bellico con i nazisti, peraltro perduto. In Italia invece si ha questo fenomeno che poi diventerà espansivo più avanti, quando altri paesi che erano caduti sotto dittature fasciste come la Spagna si liberano, ma questo molto più avanti, e danno vita a costituzioni che si ispirano a quelle italiane, tanto che tutte queste costituzioni del dopoguerra, fortemente influenzate da quelle
che si era avuto in Italia. Queste costituzioni dei paesi dell'Europa del Sud, diciamo così, in particolare l'Italia e la Spagna, furono accusate dal capitale americano, dalle forze del capitalismo americano, di essere costituzioni che impedivano il libero sviluppo delle imprese, eccetera, e quindi sono state e sono sotto attacco, vero? Ancora adesso. Nella Costituzione tedesca, invece, si afferma una idea abbastanza diversa da quella italiana, cioè non ci sono le limitazioni alla proprietà privata che si affermano invece in Italia, dove la proprietà privata viene considerata secondaria rispetto a quella sottoposta al vincolo della socialità, vincolo teorico che sarà difficile applicare, ma che comunque costituisce un vincolo. Nella Costituzione italiana si afferma il principio della libertà non soltanto di fronte alla legge, ma anche di fronte alle disparità sociali, e quindi si afferma il criterio della libertà nella eguaglianza, non solo formale, ma sostanziale, cioè nel senso che la Repubblica viene indicata come lo strumento che deve rimuovere le difficoltà di carattere economico e sociali che impediscono l'effettiva eguaglianza. Questa Costituzione, in un primo momento, rappresenta un unicum che sarà seguito poi da altre, come ricordavo. Ecco Aldo, per concludere, ti metto insieme due cose. Nel frattempo nasce questa impostazione liberista dell'Europa, Maastricht, e quindi un'Europa diversa da quella sociale a cui si era pensato, insomma. E probabilmente è anche una delle cose che spinge, verso lo scioglimento, ad esempio, del Partito Comunista Italiano, che si adegua probabilmente attraverso il passaggio di Maastricht precedente, appena subito dopo il cambiamento del nome a questa nuova Costituzione, e contemporaneamente adesso, in piena pandemia, per questo ti leggo due domande, riappare come questa costruzione invece sia inefficace e c'è bisogno di tornare, diciamo così, a pensare un'Europa del tutto diversa per battersi contro la pandemia. Ecco, te le leggo in modo che tu abbia lo spazio per concludere, ecco, questo rapporto tra lo scioglimento e il liberismo che ha vinto e in questo momento i guai in cui ci ha portato il liberismo. Lo scioglimento del vecchio Partito Comunista Italiano nasce al suo interno, intendiamoci bene, cioè per il successo all'interno del Partito Comunista Italiano dopo la morte di Berlinguer, per affermarsi di una visione che tende a scartare le idee di trasformazione della società in senso socialista, e di conseguenza si afferma una linea che vuole la omologazione al resto dell'Europa, in cui ormai questa idea è completamente tramontata. La Costituzione europea nasce sotto l'impulso di paesi, cioè i grandi paesi che in quel momento, ma soprattutto la Germania e la Francia, sono fortemente orientati verso una sostanziale e pressoché totale libertà di mercato, come si dice, e cioè verso una economia che tra l'altro si affermava da tempo negli Stati Uniti d'America, una economia che sarà chiamata economia sociale di mercato, ma che di sociale ha ben poco, perché in sostanza
i vincoli che vengono posti all'economia sono quelli di una rigida privatizzazione economica e quindi di una quasi definitiva, diciamo, scomparsa della possibilità dello Stato di intervenire direttamente nell'economia. Lo Stato diventa come il prestatore in ultima istanza. Quando l'economia di mercato entra in crisi e dovrebbe intervenire lo Stato, e interviene in effetti lo Stato, come si è visto nel 2008, vero, per cercare di evitare una crisi del tipo di quella del 1929. Questa è la sostanza della Costituzione europea, che è una Costituzione che ha dimostrato di non reggere di fronte, e che infatti nei fatti deve essere di fronte alla pandemia superata, perché senza l'intervento pubblico non si sarebbe potuto in nessun modo, e non sappiamo neppure se si riusciva, fare fronte a un evento di questo genere. Ed è tutto evidente che la Costituzione europea, ispirandosi unicamente all'idea della vitalità del privatismo economico e scartando quasi definitivamente si può dire, se non in ultima istanza, l'idea dell'intervento pubblico diretto nell'economia, naturalmente ha fatto le prove che si conoscono e che in sostanza ancora adesso, particolarmente i paesi più deboli come i paesi mediterranei, stanno pagando.